Sto considerando un caso importantissimo, no? Pensate alla attrazione gravitazionale tra un pianeta e un sole, tra la Luna e la Terra, oppure l'attrazione colombiana che c'è tra un elettrone e un protone. Sono tutti e due casi di due corpi, uno dei quali ha una massa molto maggiore dell'altra rispetto all'altra. Quindi a rigore, se uno vi chiedesse di scrivere l'energia meccanica del sistema, che è composto di due particelle, scrivereste l'energia cinetica di una più l'energia cinetica dell'altra più l'energia potenziale. Ma proprio perché una è molto massiccia, potete pensare che quella più massiccia, mettete, se volete, il sistema l'origine solidale per quella massiccia nell'approssimazione che la massa sia molto 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 grande, accelererà molto 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 meno rispetto all'altra, quindi in un'ottima approssimazione l'origine piazzata in quella massiccia, se scegliete un sistema di riferimento solidale con la massiccia, sarà un sistema inerziale. Certo, se non ci sono altri corpi in giro, è chiaro che se c'è un terzo corpo, ma questo è un problema a due corpi, quindi un corpo è molto leggero ed è lui che fa tutto il movimento, l'altro non si muove e c'è l'energia di interazione, l'energia potenziale di interazione. Perché? Perché sto immaginando, come nel caso della gravitazione o di Coulomb, che la forza sia conservativa, quindi associata alla forza c'è un'energia potenziale. In generale, dunque, avete che la forza, se è conservativa, sarà meno il gradiente di una certa U. Ma se la forza, vabbè, questi sono casi, un caso attrattivo, bene. Se in più la forza è centrale radiale, allora in effetti l'energia potenziale, che a rigore dovrebbe dipendere x, y e z, dipende in realtà solo dalla distanza dell'oggetto piccolo da quello massiccio. E quindi in realtà in coordinate cartesiane potreste avere, non so, u che funzioni, coordinate cartesiane rettangolari, potreste avere u che dipende x, y e z, oppure in coordinate sferiche avreste u che dipende dalla distanza dal centro, dall'angolo con l'asse z, l'angolo zenitale e l'angolo azimut. In realtà quando la forza è centrale radiale, vedete che la dipendenza di u non ha dipendenza angolare, dipende solo da r. Quindi questa formula qua, che spaventa la maggior parte di voi, si riduce a un caso molto semplice, cioè il gradiente si riduce alla derivata ordinaria. E quindi quali sono le energie potenziali in due casi che uno potrebbe discutere a un bel orale? La gravitazione e la forza di e l'energia potenziale di Coulomb tra due cariche uguali ma di segno opposto, come l'atomo di idrogeno, in cui questo è un protone e questo è un elettrone. Ok? È attrattivo, lo vedete che è attrattivo. Perché si capisce che è attrattivo? Non tanto dal segno meno, ma dall'andamento della funzione. L'andamento della funzione è proporzionale a meno 1 su r, quindi sta andando così. Quindi in questo punto qua, cioè a questa distanza, questo è il grafico dell'energia potenziale in funzione della distanza, per una particella messa a questa distanza qua, quindi dovete immaginare che se questo è l'oggetto massiccio e questa è la piccola particella, lui avrà un moto più o meno complicato. Per esempio, come Newton ha dimostrato, se la forza è esattamente di tipo 1 su r quadro, quindi il potenziale di questo tipo, il moto sarà una sezione conica, in particolare potrebbe essere un'elisse. E come vedete in questo disegno lui ha una certa distanza. Quando è qui la distanza è molto maggiore, quando è qui la distanza è molto minore, quindi la distanza continua a cambiare. Okay? Questo è il grafico dell'energia potenziale in funzione della distanza. Quindi quando la particella è qui, l'energia potenziale è negativa, ma in valore assoluto è un valore piccolo. Quando è molto vicino, l'energia potenziale è molto negativa, un valore assoluto grande, ma è molto negativo. E questo è un valore intermedio, perché sta cambiando la distanza. D'accordo? E in questo punto, quando si trova a questa distanza qua, tanto per fissare le idee, qual è la forza? È attrattiva, e il modulo della forza lo si capisce in base alla pendenza della funzione U
perché f è uguale alla pendenza della funzione u cambiata di segno. Quindi più pende la funzione u, più grande la forza. Quando la particella è qui, cioè quando è qui, ha una distanza maggiore, quindi si trova in questa distanza qua, la pendenza è inferiore. Cosa deducete? Che qua la forza è più piccola di quando era qua, no? Perché la pendenza è minore. E quando è molto vicino, per esempio è in questa posizione qui, la pendenza è molto più grande e qua la forza, magari lo disegno qua, è corrispondentemente più grande. E se volessi farlo disegno in scala, dovrei dire, ok, qua lui si trova a 1, 2, 3, 4, 5, quindi la forza qui che è un 25esimo della forza che è là, quindi quello non è in scala, non vi pare? Per essere in scala, questa qua dovrebbe essere un 25esimo di questo, quindi dovrei disegnare una frecciona che se ne va qua fuori per essere in scala, d'accordo? Silenzio per cortesia. Silenzio. Silenzio. D'accordo? Sono disegni qualitativi, ma fanno presto a diventare quantitativi se il professore ha un esame e vi dice disegni un po' più in scala, faccio uno sforzo. Allora voi dovete porvi questi problemi. Ok, questo disegno lo voglio conservare, quindi cancello un po' le cose che magari impediscono di leggerlo bene. Credo che ci siamo capiti. L'importante è che queste cose sono su tutti i libri, non sto facendo niente che non è sui libri. Va bene, allora quello che si fa è dire, ok, questa è l'energia cinetica, l'energia di movimento. Come ho detto ieri, la velocità può essere scomposta in varie direzioni a secondo di come voi volete impostare la descrizione del problema. Potreste aver voglia di usare la scomposizione cartesiana rettangolare, ma in questo tipo di esercizio una scomposizione che è molto più naturale è la scomposizione della velocità nella direzione radiale e nella direzione trasversale, perché questo è un moto nel piano e quindi io posso caratterizzare la posizione di una particella con due coordinate solo. Il fondo è sul piano, quindi questo è il piano, posso specificare la posizione di questo punto usando le coordinate cartesiane rettangolari, oppure posso usare questa distanza qua e questo angolo, ok? Sono due modi di assegnare coordinate a questo punto. Questo è il punto che ha coordinate x, y, ma anche coordinate r, theta, ok? Quindi, se ho una velocità in questa direzione qua, se questa rappresentasse una velocità, posso scomporre la velocità un po' per di qua e un po' per di qua, o posso scomporlo un po' in questa direzione e un po' in questa. Questa è la parte radiale e questa è la parte trasversa. La parte radiale è la derivata della distanza, quindi questa distanza qua, quindi R è il modulo del vettore posizione, nella direzione radiale, e nella direzione trasversa ho R theta punto U di theta, dove U di R è questo vettore qui, sa che sto pomeriggio invece di bere il tè avrò una birra, ma la birra fa sudare, non è una buona idea. Quando la derivata dell'angolo è maggiore di zero, allora la velocità trasversa è così, in senso antiorario. Quando la derivata dell'angolo rispetto al tempo è minore di zero, allora la velocità trasversa sarebbe così, in senso orario. Pensateci, non è difficile, d'accordo? Allora vedete che la velocità, il modulo quadro, che è quello che appare nell'energia cinetica, è uguale a questo. Ok? Perché? Teorema di Pitagora. Quindi il modulo di questo è uguale a questo al quadrato più questo al quadrato estratto da 10 quadrati, è Pitagora. Va bene?
Quindi vedete che, come ho fatto ieri, l'energia cinetica potete scriverla, potete scrivere l'energia meccanica in questo modo, dove tenete esplicitamente il contributo all'energia dovuto al moto radiale e il contributo del moto trasversa la associate a quella che chiamate chiamata l'energia potenziale efficace. E l'energia potenziale efficace è la somma di quella vera, quella dovuta alla forza conservativa, più questo che è chiamato il potenziale, l'energia potenziale centrifugo, femminile centrifuga. Energia, l'energia maschile o femminile? Quindi è centrifuga, giusto? E vedete che l'energia centrifuga, l'energia, il potenziale centrifugo, il potenziale che in questo caso. Quindi se io dico l'energia potenziale centrifuga, o se mi scappa perché sono pigro di dire il potenziale, allora il potenziale è maschile. D'accordo? Quindi l'energia potenziale centrifugo è scritto così. Cos'è questo L0? L0 è il modulo del momento della quantità di moto, che è una costante. Perché è una costante? Perché la forza è centrale. E tutte le forze centrali, non è necessario che sia radiale, che dipenda solo dalla distanza, potrebbe anche dipendere dall'angolo. Ma se è centrale, se la forza è centrale, rispetto a questo punto, tau è uguale a zero. E quindi, per le forze centrali, il momento a quantità di moto si conserva. E quanto vale il momento a quantità di moto? Equivale a mr, la velocità trasversa, no? Il modulo della velocità trasversa, che ovviamente questo può anche essere scritto così, come R quadro teta punto, ok? Può anche essere scritto così. Perché il momento della quantità di moto, L, è uguale a E, va bene, uno può scrivere, vabbè, questa è la definizione, ovviamente la M può essere esplicitata a destra, e vedete che il momento a quantità di moto è il prodotto vettore tra R e V, quindi quello che c'entra, la velocità che serve per creare un momento a quantità di moto è quella trasversa, non è quella radiale, d'accordo? Quindi a un certo momento introducete l'energia potenziale efficace. Questo l'ho detto ieri, questo è un grafico dell'energia centrifuga, ok? L'energia potenziale centrifuga è una funzione che va 1 su R quadro. Questa è una costante, quindi la dipendenza da R è 1 su R quadro. Quindi è una funzione che va giù così. Se la pensate come un'energia potenziale, uno potrebbe chiedersi, se è un'energia potenziale, allora c'è una forza associata a quell'energia potenziale. Quindi uno dice, in questo punto qua, qual è il gradiente? Io sento rumore là in fondo, silenzio per cortesia. In quel punto che ho evidenziato, qual è il gradiente di questa funzione? In questo punto, il gradiente, che è la pendenza, vedete che in questo punto la pendenza è negativa. Quindi la forza associata a questa strana energia potenziale di nuovo tipo è questa freccia bianca, è di là, perché la forza è opposta al gradiente. Il gradiente è per di qua e la forza è a scendere. Quindi questa strana forza che nasce da questa energia potenziale centrifuga si chiama la forza centrifuga. Ok? Quindi questa è la forza centrifuga. Lascio a voi convincervi che è uguale a più m la velocità trasversa al quadrato diviso r. E questa formula non vi dovrebbe stupire, dovreste riconoscerla. La forza centrifuga è l'opposto della forza centrifuga. Quando avete un moto circolare. Allora, questo qua invece è il grafico, attenzione, questo è il grafico dell'energia potenziale, questo è il grafico dell'energia centrifuga, questo è il grafico dell'energia efficace. Avrei potuto mettere tutte e due assieme in un unico grafico, ma preferivo disegnarli separatamente per poi unirli. Quindi in bianco avete l'andamento, avete l'andamento 1 su R quadro, in questo bianco qua avete l'andamento meno 1 su R, e in rosso avete la somma di questi due. 1 su R quadro va a 0 più rapidamente di 1 su R,
quindi questa funzione va giù più rapidamente di questo, ha un certo valore di R, vedete il ratio con cui il ratio non è la parola giusta, quella derivata è stata tempo. La derivata è più pronunciata di qua. Il disegno è disegnato liberamente, dovrei fare un disegno col computer, dovete guardare, cercare di cogliere lo spirito del disegno. Il risultante ha un minimo, c'è un minimo, e se il disegno fosse fatto bene in scala, questo minimo qua ha il valore del minimo della curva rossa misurato dallo zero, si intende, questi sono zero cose, zero joule, attenzione, questa è un'energia, quindi questo è un grafico di joule in funzione di metri. Arrivederci. Ciao, grazie. Prego. Perché ho detto prego? Ho detto grazie, è lui che deve dire prego. In questa posizione qui la curva rossa ha questo valore e la curva bianca ha questo valore, e questo punto qui, se il disegno è fatto bene, questo è metà di questo. Voglio che vi convinciate di questo fatto qua. Fate uno studio di funzione, prendete questa funzione qui. Qual è la funzione? Dove la scrivo? Quindi U efficace uguale a L0 quadro diviso 2MR quadro meno uno qualsiasi di questi GMM diviso R. Ovviamente dovete dire cos'è la L0, quindi la L0 cos'è? È MR quadro teta punto al quadrato, cioè teta punto e basta, cioè MRV teta, metterlo qui e fare uno studio di funzione. Qual è il minimo? Dov'è il minimo? Come si fa a fare il minimo? Si fa la derivata di UF efficace e lo si pone uguale a zero. Fate lo studio del minimo, cercate il valore di R per la quale sia il minimo. Graficamente il minimo è il punto dove la pendenza della funzione rossa è zero, d'accordo? E quindi in quel punto là c'è un punto di equilibrio tra due forze, c'è la forza verso sinistra che nasce dalla forza attrattiva e c'è la forza verso destra che è la forza centrifuga. Quindi in questo punto di equilibrio, questa distanza di equilibrio, questa è una distanza di equilibrio, distanza di equilibrio, avete l'eguaglianza di questa forza qua che nasce dalla derivata di questo, quindi vedete come il disegno si sta diventando sempre più congestionato e spero che ci esca il disegno in viola. In questo punto disegno la forza dovuta al potenziale centrifugo, quindi cos'è? Devo guardare la pendenza di questo e la forza di là, quindi ecco la forza che va in questa direzione, c'è una certa forza, c'è un Newton in quella direzione, ma c'è una forza che nasce dalla pendenza negativa di questa, no? E quindi c'è la forza per di qua, e in questo, quando siete alla posizione di equilibrio, queste due forze sono uguali, quindi la condizione di equilibrio, convincetevi che la condizione di equilibrio equivale a porre che mvθ al quadrato diviso r sia proprio uguale a, quando stiamo facendo la gravitazione, sia gmm diviso r quadro. Questa è la condizione di equilibrio, cioè che questa forza qua sia uguale a questa forza qua. Questa è la forza verso l'esterno, questa è la forza verso l'interno. Quindi la R che soddisfa questa sarà la R che soddisfa questa. Convincetevi di questo fatto. Quindi ci metto che questo è equivalente a questo. Quindi la R... Mannaggia. Chiamiamo questa R qua R equilibrio, dai. E Q. E questo è EQ. Convincetevi che dire questo e dire questo sono la stessa cosa. È banale.
Non devo neanche chiedere di costare, ovvio che è banale, mi pare. Io vorrei capire, silenzio là in fondo. Siccome tutto quello che sto dicendo c'è sui libri, abbiamo due opzioni pomeriggio. O che vi dico, ragazzi, ci vediamo all'orale, o continuiamo. Se io ho l'impressione che voi non capite quello che sto dicendo, non vengo pomeriggio. Mettiamoci d'accordo adesso. Capite quello che sto dicendo o no? Sì o no? Chi non capisce quello che dico, alzi la mano. Chi capisce tutto quello che dice, dico, alzi la mano. Chi capisce metà di quello che dico, alzi la mano. A che percentuale devo arrivare? Cioè, zero, capite un cazzo? Capite tutto? Dove? Io voglio capire se serve. Serve che io venga? O siete stanchi, dovete andare al mare a preparare altri esami? Sono molto serio, sono stanco anch'io. Se ho l'impressione che tutta questa fatica non serve a niente, non vengo. Quindi, meditate su questo banale esercizio. Dire che c'è un equilibrio tra la forza di centrifugo che è verso di là e la forza attrattiva che è verso di qua è la stessa cosa che dire la ricerca del minimo della funzione UDF, U efficace. Allora, questi disegni sono veramente compromessi, forse mi conviene... come faccio a pulirlo? È impossibile, lo cancello e basta, vado sull'altro lato, tanto mi libero di questo tempo. Vado sull'altro lato. Quindi mi devo portare dietro il cancellino. No, la persona che mi ha accompagnato a prendere la Fiat Coca-Cola mi ha detto che aveva capito cose che alle superiori aveva solo dovuto memorizzare. Quindi questo mi fa piacere perché vuol dire che le cose che sto dicendo non sono aria fritta. Queste cose le avete viste o no alle superiori? Allora, questo è il grafico dell'energia potenziale 1 su R. Questo è il grafico dell'energia potenziale. Se la particella, vi dico delle cose, poi voi dovete studiarle. Se l'energia meccanica è minore di zero, diremo che la particella. La particella, l'elettrone e la terra, è legata. Se è maggiore o uguale a zero, la particella non è legata. Quando dico legata, voglio dire che non riesce a allontanarsi all'infinito. Invece non legata vuol dire che riesce ad allontanarsi all'infinito. Da chi sta cercando di trattenerlo? Allora, si capisce un po' da qua, questo è un grafico di energia, io tiro una linea e questo mi rappresenta un'energia minore di zero, perché lo zero è qua, questo è lo zero. Dire che la particella è legata, io in questo punto qua, a questa distanza, questo è il grafico di R, quant'è l'energia meccanica? L'energia meccanica è questo valore qui, perché questo rappresenta la E, il valore E. Quant'è l'energia cinetica? Quindi l'energia meccanica è la somma dell'energia di movimento più l'energia di posizione. Questo è il grafico di U, non è dell'U efficace, è della U, la vera U. K più U deve essere uguale a E. In questa posizione qua, qual è il valore di U? Il valore di U è questo valore qui, che è un valore negativo. Quindi in questo valore di R, qual è l'energia cinetica? Siccome l'energia cinetica è un numero positivo più un numero negativo, più un numero negativo, perché UdR è una funzione meno 1 su R, mi deve dare E, ma E è un numero negativo per ipotesi.
Quindi deve essere chiaro questo disegno, l'abbiamo già fatto questi disegni all'epoca dell'oscillatore armonico. Disegno in rosso che comincia a scarseggiare, quindi sì, ho un altro pezzo qua di rosso. Disegno in rosso, dov'è il grafico? Sparito, ecco. Quindi, benché questi segmenti che sto per disegnare non sono dei vettori, metterò delle frecce per aiutarli a leggerli. Quindi il segmento bianco è il valore di U, ma siccome è negativo io metto una freccia così, perché questo rappresenta l'asse dell'energia, questo è 0 joule, questi sono joule positivi, questi sono joule negativi. Quindi è chiaro il numero negativo, ma vedete, ho messo una freccia solo per dire che io devo scendere di un certo numero di joule per arrivare alla funzione. Poi se la domanda è rappresentare questo disegno K, io devo salire di un numero positivo fino al valore E. Quindi questo è il valore di K, questo è il valore di U, questo è il valore di K e la somma è questo, d'accordo? Supponete di guardare questo punto qua. Qual è il valore di U? Il valore di U è questo. Ma il valore di E è questo. Quindi cosa devo aggiungere a U per arrivare a E? Io per arrivare da qua a qua dovrei aggiungere un numero, un segmento, ma dovrebbe essere un segmento orientato così. Quindi questo vorrebbe dire che l'energia cinetica dovrebbe essere negativa, ma l'energia cinetica non è mai negativa. Perché? Perché l'energia cinetica, come ogni santo sa, è m per il modulo di v al quadrato. Quindi questo è sempre 0, può essere tutto al più 0, ma non è negativo. Quindi è impossibile arrivare in questo punto, perché per arrivare qua dovrei avere un'energia negativa, un'energia di movimento negativa. Quindi capite che il punto più distante che la particella con questa energia può arrivare è questa qui, che corrisponde ad avere tutta la sua energia meccanica uguale a U, con K proprio rigorosamente zero. Ok? Quindi la particella non può, questa è la zona esclusa, questa non può andarla fuori, anzi disegnarla così è brutto. Lo disegno magari con magari in blu. Questa è la zona proibita. Non può andare di qua. Proibito. Quindi capite che quando l'energia meccanica è negativa, lui può, non può allontanarsi più di quel punto. In quel senso è legato. Non può allontanarsi troppo dalla particella al centro che lo sta attraendo. Capito finora? Di nuovo, questo disegno è compromesso, faccio prima a cancellarlo, che a fare una cancellazione chirurgica. Voilà, voilà, voilà. Ok? Immaginate adesso che l'energia sia questa. Di nuovo, questo è il valore zero, che l'energia sia questo. Questa è un'energia maggiore di zero. Capite che lui può andare in qualsiasi valore di R, perché anche in questo punto qua l'energia potenziale è negativa e mi rimane comunque tutta questa energia cinetica. Cioè vado giù, poi risalgo, no? Vedete? Questa freccia non va così. No, scusatemi, sono stanco, comincio a dire stupidaggini. Vado in giù per arrivare al valore dell'energia potenziale che è negativa. E devo arrivare a questo valore, come vedete, io devo sommare un numero positivo. Cioè, non c'è problema a sommare un numero, il K è positivo. E vedete quindi anche all'infinito, quando ormai l'energia potenziale qua vale zero, capite che questo rappresenta l'energia cinetica. Okay? Quindi all'infinito, quando questo non c'è più, tutta l'energia è di tipo cinetico, tutto torna, va bene? Quindi, quando avete energie maggiori o minori, maggiori o uguali a zero, la particella non è legata, in che senso? Che può allontanarsi arbitrariamente, a distanze arbitrariamente grandi, conservando ancora dell'energia. Invece una particella legata non può farlo, perché per allontanarsi oltre una distanza massima servirebbe una, non ha una riserva di energia per farlo, avrebbe bisogno di un'energia cinetica negativa, non può farlo. D'accordo? Primo punto. Allora, adesso provo a cambiare il disegno. Questo è il grafico dell'energia efficace.
Quindi lui ha il suo... Dov'è? Posso usare questo qua? È troppo congestionato quello. Quindi lui scende giù così, ha un suo minimo, e il minimo dovete convincervi che è esattamente a metà. Quindi una cosa del genere. Quindi, se io ho un'energia che è proprio uguale a questo valore qua, succede una cosa interessante. Se ho un'energia proprio uguale a quel valore là, succede una cosa interessante. Se io vi chiedo qual è l'energia potenziale, non quella efficace, potenziale, e il valore è questo qui, no? Il valore è questo qui. Se io vi chiedo qual è l'energia cinetica, ormai che colore posso usare, perché il rosso che avevo usato... l'ho usato per la curva, insistiamo con lo slide. Quindi questo è l'energia potenziale, è un valore negativo, metto la freccia così per aiutarvi a ricordare che è negativo. Però la somma di questo numero negativo più questo deve darmi un numero che è negativo, quindi io ho bisogno di aggiungere un numero positivo. Di cosa aggiungo? Eccolo qua, questo segmento qui è l'energia cinetica, d'accordo? Quella è l'energia cinetica. Ma se leggo il grafico dell'energia potenziale efficace, questo mi dice che l'energia che ha, cinetica che ha, il movimento che lui ha, visto che l'energia cinetica che lui ha, questo lo disegno così, questa energia cinetica qua, energia cinetica è dovuta al moto puramente di che tipo secondo voi? Quale moto sta facendo? Se ha un'energia meccanica esattamente uguale a questo valore qua, che passa per il valore del minimo della funzione rossa, ha energia cinetica, non c'è dubbio, l'energia cinetica è questa, ma che dov'è l'energia di movimento? È di tipo radiale o è trasverso? È un moto puramente trasverso. Lui sta facendo un moto circolare. Trasverso. Questo è l'energia. Quindi l'energia uguale all'energia minima, di questo il minimo della curva rossa, si intende. Quindi questo è l'energia al valore minimo della curva rossa, lo sto scrivendo in rosso, quindi questa è la distanza alla quale avviene il minimo, d'accordo? Qual è il minimo che assume la funzione rossa? Assume questo valore. Se l'energia meccanica è proprio uguale a questo valore minimo, il moto del protone o della Terra è un moto circolare, non è un'elisse, è un moto circolare. Non cambia la sua distanza radiale. Ha energia di movimento, ma si sta muovendo, non avvicinandosi e non allontanarsi. Non allontanandosi, lo capite da qua? Perché se lui si spostasse qua a questa posizione, per farlo, cosa dovrebbe fare? Dovrebbe avere un'energia negativa, un'energia trasversa negativa. Non può spostarsi qua, lui è inchiodato a questa distanza. Quando siete proprio a questa distanza qua, con questo valore di energia, lui mantiene la sua distanza dal centro, mantiene la sua distanza dal centro, quindi è un moto circolare, moto circolare, moto circolare. Se l'energia meccanica fosse stata questa, non sarebbe un moto circolare, perché se questa fosse l'energia, lui potrebbe arrivare a questa distanza o a questa distanza. Invece quando l'energia è questa, lui può solo mantenere questa distanza, è inchiodato a non cambiare la sua distanza. Quindi è una particella che si muove senza cambiare la sua distanza, cos'è? È un cerchio. Invece se l'energia meccanica fosse maggiore di questo valore minimo, vuol dire che lui può, la massima distanza a cui andare è questa, la massima distanza a cui può arrivare è questa. Quindi lui riesce a muoversi in questo intervallo facciamo in verde l'intervallo
accessibile, dove lui può andare. Lui può andare da qua, da qua, da qua. Questo è, sono le distanze accessibili. Distanze accessibili. Si scrive così? Invece in blu sono le distanze proibite. Ok? Questa è la situazione quando ha questo valore di energia. Quando invece l'energia è questa, la le posizioni, le distanze dal centro proibite si stringono e c'è solo una distanza accessibile, ed è quella sola distanza che è il raggio dell'orbita circolare, mi capite? Quindi voi dovete immaginare che se questo fosse un'elisse, visto che stiamo discutendo il caso colombiano, e il caso colombiano ha una forza così, quindi so che è un'elisse, il disegno l'avevo fatto, eccolo qua! Mi sembra davvero disegnato. Questa è la distanza massima e questa è la distanza minima. Eccole qua. Questa è la distanza massima. Questa è la distanza massima e questa è la distanza minima. D'accordo? Questo è R max e questo è R min. Quindi un grafico di questo tipo ha un'energia minore di zero, ma è maggiore dell'energia minima, perché l'energia minima avrei un cerchio. Ok? Quindi quando ho questa energia qua, ho una situazione dove ho un moto circolare. D'accordo? Perché non cambia la sua distanza, quindi lui... D'accordo? Ci siamo? E vorrei che voi verificaste che quando avete un moto circolare, l'energia meccanica, che è uguale a K più U, dov'è il grafico? L'energia meccanica è uguale a metà di questo valore. Quindi l'energia meccanica è uguale a meno un mezzo a GMM diviso R, dove R è il raggio dell'orbita circolare. Orbita di raggio. Ok? Verificate questo. Verificate che l'energia meccanica, cioè questo valore qui, è metà di questo. Quindi l'energia meccanica, e ci sono tanti modi per farlo. Per esempio, potreste, dov'è il cancellino? Ci sono molti modi, anche ingenui, senza stare qua a fare tutti questi grafici. Uno dice, beh, l'energia cinetica cos'è? Un mezzo mv quadro, quindi questo intendo il modulo quadro della velocità, questo è proprio l'energia cinetica, non quella solo la parte radiale, questa è l'energia cinetica. E più U, quindi cos'è U? U è uguale a GMM diviso R, d'accordo? Questa è l'energia meccanica, d'accordo? Ma cosa sapete del moto circolare? Del moto circolare sapete qualcosa già dalla prima settimana. Che c'è per fare un moto circolare serve una forza centripeta, e la forza centripeta è proprio quella che nasce dall'interazione dall'oggetto al centro con l'oggetto che stiamo studiando. Quindi avete che la forza centripeta, che è questa, come sapete dalla prima settimana del corso. Beh, la prima settimana abbiamo fatto l'accelerazione centripeta, poi abbiamo impiegato un paio di settimane per introdurre il concetto di forza e di massa. D'accordo? Quindi a rigore, questo è l'accelerazione centripeta moltiplicato per la massa, Newton. E questo deve essere uguale a cosa? La forza di gravità. Quindi la forza di gravità è G
mm diviso r quadro. Quindi prendete questa equazione qui e utilizzatela per determinare il valore di n. Usatela, usatela dunque. Per esempio, questo mi dice che io posso eliminare questo r qua, questo r posso far così, questo va via qua. Quindi ho che ho g m diviso r è uguale a mv quadro. Quindi vedete che questo è un mezzo mv quadro meno questa roba qua. Ma questa roba è questo. Dov'è? Dov'era il naso? Quindi prendo questo e lo schiaffo qui. Ed ecco la conclusione, lo vedete? Questo è metà dell'energia cinetica, che è la stessa cosa, se vi fermate a pensare. Questa è la stessa cosa, convincetevi che è la stessa cosa.